provare a tornare quel ragazzo di 16 anni che voleva cambiare il mondo, quel ragazzo di 16 anni che voleva mettere il cuore prima della mente. Bellissime le parole di Alberto Fortis: la mente ti fa ammalare, il cuore ti guarisce. Ho cominciato, dopo quella notte terribile, ad andare in una scuola, in un'altra, in un oratorio. Ho tenuto in 4 anni 1080 incontri in tutta Italia, da Merano fino a Canicattì, dove tornerò fra 2 mesi, da Lignano San Pietro, Uta, Cagliari, Roma, Pescara, Lecce, Brindisi. Siamo stati a Napoli, siamo stati a Marano di Napoli, a Scampia. Andiamo comunque a raccontare la nostra storia. E mio figlio mi ha salvato, ma salvato da me stesso, da una parola che era entrata dentro di me, che è la parola ormai, che spesso entra dentro noi adulti. Diciamo ormai il mondo è fatto così, solo competizione, o domini o sei dominato. Non è vero nulla. Noi stiamo arrivando al tempo del cuore, e voglio leggervi, poi finisco, perché è nato un libro che si chiama Lasciami Andare, quindi se qualcuno volesse, scritto adesso con Mondadori, proprio uscito il 25 gennaio, giorno del compleanno di Emanuele, lo troverete nel libro di Mondadori, una lettera di Emanuele, dove io mi sono scusato con lui, io papà, che volevo sempre piegarlo, volevo sempre dirgli cosa fare, ma io mi ho chiesto scusa, gliel'ho scritto, gli ho detto: Emanuele, scusami, scusami se ho deciso di continuare a vivere, scusami se non ho fatto la cosa più normale, morire anch'io, scusami se ho scelto di usare la tua bellezza, il tuo volto, il tuo errore, il mio dolore, per portare un messaggio di speranza nel mondo, un messaggio d'amore. Perché mi hai fatto capire che con l'amore tutto può cambiare. Scusami se non verrò al processo contro lo spacciatore, ma preferisco portare il mio messaggio a 600 ragazzi. Scusami se a volte sorrido per alleviare il dolore a chi lo sta provando. Scusami se le mie lacrime, che prima erano solo di dolore, si stanno mescolando poco alla volta in lacrime di gioia e amore. Papagianpietro.